L'ho già detto. Io imparo a vedere. Sì, incomincio. Va ancora male. Ma voglio mettere a profitto il mio tempo. Non mi era mai capitato di accorgermi, per esempio, di quanti volti ci siano. C'è un'infinità di uomini, ma i volti sono ancor più numerosi, poiché ciascuno ne ha più di uno. Vi sono persone che portano un volto per anni, naturalmente si logora, diviene laido, si piega nelle rughe, si sforma come i guanti portati in viaggio. Queste sono persone econome, semplici. Non mutano di volto, non lo fanno pulire neppure una volta. Va bene così, sostengono. E chi gli può dimostrare il contrario? Solo, viene da chiedersi, poiché hanno più volti, cosa ne fanno degli altri? Li mettono in serbo, li porteranno i loro figli. Capita anche, però, che li portino i loro cani. E perché no? Una faccia è una faccia. Altri si mettono un volto dopo l'altro con rapidità inquietante e li logorano. A tutta prima sembra loro di averne per sempre, ma sono appena sui 40 e già arriva l'ultimo. Questo naturalmente è una tragedia. Non sono abituati a tener da conto i volti. Il loro ultimo se ne va in 8 giorni. Ha dei buchi. In molti punti è sottile come la carta. E allora, a poco, viene fuori il rovescio, il non volto. E vanno in giro con esso. Ma la donna, la donna. S'era accasciata su di sé contro le proprie mani, all'angolo di Rue Notre-Dame-des-Champs. Appena la vidi così, rallentai il passo. Quando la povera gente riflette, non bisogna disturbarla. Ciò che cerca, forse le viene in mente davvero. La strada era troppo vuota, la sua vacuità si annoiava. E mi tirava via il passo di sotto i piedi e se lo portava in giro, sonante, qui e là, zoccolante. La donna si spaventò e si trasse su da sé, troppo in fretta, troppo di forza, così che il volto le rimase fra le due mani. Potevo vederlo giacere in esse, la sua forma, cava. Mi costò uno sforzo indescrivibile mantenere gli occhi su quelle mani e non guardare ciò che s'era strappato da esse. Provavo orrore a vedere dal di dentro un volto, ma ancora di più temevo di levare gli occhi su una testa piegata a nudo, senza volto.